oggi è il 25 novembre, lo abbiamo ricordato più volte nel corso di questa diretta mattutina, è il Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, motivo per cui Wall Street oggi sarà chiusa proprio per appunto festa nazionale, ma il 25 novembre è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tema di stretta attualità, un tema tra l'altro a cui anche abbiamo dedicato una maratona, quella dell'8 marzo, mettendo in correlazione donne e lavoro, e qui naturalmente si inserisce anche il tema della violenza, c'è una stretta correlazione tra l'indipendenza economica delle donne e poi anche le violenze domestiche, perché le donne che versano in una condizione di povertà non hanno magari la possibilità di abbandonare il tetto coniugale, di separarsi da compagni o da relazioni tossiche, e quindi insomma tutto questo dobbiamo analizzarlo, perché appunto, come abbiamo detto, è un tema estremamente importante per quanto riguarda la società. Lo faremo con il contributo della nostra Head of Channel Manuela Donghi, che, per utilizzare un termine sempre che arriva dagli Stati Uniti anche nel suo day off, ha voluto collegarsi qui con noi in diretta in questa mattinata proprio per commentare insieme a noi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Innanzitutto, Manuela, io ti ringrazio per la disponibilità e benvenuta qui in diretta, dove di solito ci sei tu. Eh sì, grazie, vedi, non riesco a stare lontana da voi. Oltretutto la giornata è proprio iniziata con la presenza in varie iniziative proprio legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e non potevo non essere anche sulle fonti TV naturalmente, quindi ci mancherebbe, Valentina. Certo, un tema insomma che hai trattato anche sulle reti nazionali e che giustamente approfondiamo anche qui sul nostro canale. Bene, c'è un'importante iniziativa proprio in questo senso da parte del governo, il varo del cosiddetto reddito di libertà, uno strumento per favorire, come abbiamo detto, l'emancipazione a livello economico delle donne. E io direi, Emanuele, innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è, come funziona, anche grazie al nostro cartello grafico. Eccolo qui, il reddito di libertà, che cos'è? Innanzitutto un contributo mensile di 400 euro per 12 mesi erogato in un'unica soluzione. Chi ne ha diritto, chi può accedere? Le donne vittime di violenza con o senza figli che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciute dalla regione. Ricordiamo naturalmente, donne sono cittadine italiane comunitarie o cittadine extracomunitarie che hanno regolare permesso di soggiorno, e poi naturalmente le tempistiche, perché quando si parla di burocrazia naturalmente è sempre importante anche capire entro quando fare domanda. Ebbene, è possibile presentare la domanda fino a dicembre 2021 per poter accedere a questo sussidio. Uno strumento molto importante, Manuela, e c'è voluta la mano del governo, anzi è fondamentale l'intervento delle istituzioni per questo che abbiamo definito un problema grave della società. E lo dicevamo, credevamo che il periodo più brutto, più duro fosse passato, quello dei lockdown forzati che appunto hanno visto le donne impossibilitate a lasciare magari il tetto coniugale. Invece i dati ci smentiscono, perché ci dicono che in realtà le richieste di aiuto sono aumentate nel 2021. Come ci spieghiamo tutto questo? Come ce lo spieghiamo, Valentina? Io sono molto tranchant su questi argomenti, perché secondo me, lo dico in termini costruttivi naturalmente, siamo ben lontani dal poter arrivare a una risoluzione del problema, anche perché non dovrebbe essere un problema, perché quando parliamo di violenza, la violenza non dovrebbe esserci, punto. Ma siccome dobbiamo in qualche modo fare il punto anche rispetto a quello che è il sistema sociale del nostro paese, ci troviamo costretti a farlo. Come ce lo spieghiamo? Dicevo, perché la violenza c'è sempre stata. La violenza ai danni delle donne è sempre stata in percentuale maggiore quella domestica, che è anche quella che è stata meno denunciata da che mondo è mondo. Perché? Perché purtroppo, se a picchiarci, se a abusare di noi è il nostro compagno, il nostro o nostro marito, è più complicato ammetterlo. Noi stesse probabilmente ci diamo sempre una spiegazione finché non ce la facciamo più, ma figuriamoci come deve essere difficile comunicarlo all'esterno. Infatti le statistiche hanno sempre riportato come sulla violenza domestica, quella dove l'aguzzino alle chiavi di casa, per intenderci, fosse sempre quella più sommersa. Però cos'è accaduto? Purtroppo
O per fortuna a questo punto, con la pandemia e con il lockdown, quindi parliamo dell'anno 2020, l'anno quello più pesante per il Covid, siamo stati tutti più in casa, quindi automaticamente è stato più difficile sopportare gli abusi. Mentre in una condizione normale magari si riesce a sopportare di più perché si è fuori casa per lavoro, si è fuori casa perché si esce, perché c'è una socialità diversa. In quell'anno, nel 2020, siamo stati costretti tutti a stare tra quattro mura. Quindi evidentemente le violenze domestiche sono emerse di più. Quindi secondo me non so quanto siano aumentate o quante siano state, o quanto, scusate, siano state denunciate di più. Il fatto che però, insomma, nel 2021, cioè l'anno ancora in corso, il dato, ecco, non abbiamo ancora parlato di numero, non so se l'hai fatto tu poco fa, ma insomma, le richieste di aiuto nel corso del 2020 al numero 1522, che è il numero attivo 24 ore su 24, gratuito proprio per denunciare abusi e violenze, le richieste di aiuto sono aumentate del 79,5% nel 2020. Nel 2021 si è reso stabile questo dato. E quindi stavo dicendo, questo forse, perché non possiamo essere certi, ma prova come le violenze in realtà erano già così elevate anche prima del 2020, solo che si denunciava meno. Io spero che a favorire questo aumento di denunce non sia stato solo il Covid, ma anche una campagna di sensibilizzazione che si è fatta sempre più decisa, cioè il fatto che grazie a convegni, incontri, dialoghi come quelli che stiamo avendo io e te, Valentina, in questo momento, ci sia stata anche maggiore consapevolezza di quello che possiamo fare. Chiaramente a livello istituzionale e a livello sociale, anche qui dei passi avanti sono stati fatti, sono aumentati i centri di accoglienza per le donne vittime di violenza, quindi comunque c'è anche più spazio proprio per chi denuncia e non sa dove andare. Però c'è ancora molto da fare, sai perché? Poi ti ridò la parola, perdonami, ma è un discorso complessivo, sai perché dicevo poco fa che siamo molto indietro, io sono molto tranchant su questi argomenti, perché per citare un provvedimento che è diventato legge proprio qualche giorno fa, il 26 ottobre, e che ci riporta su temi economici, che è, insomma, parliamo del nostro, è stato approvato, è diventato legge il testo unico per la parità salariale. Ora, io dico, bella notizia a livello micro, ma a livello macro è una pessima notizia, perché intanto siamo nel 2021 e ci siamo trovati oggi a dover approvare una legge, un testo di legge che garantisca stesso trattamento di stipendio per uomini e donne. E non dovrebbe esserci una legge, cioè dovrebbe essere un processo automatico, certo, per di cui default messo in atto dalle aziende. Ruolo, esatto, se per un ruolo serve quella persona, indipendentemente da che sia uomo e donna, io devo pagarla così. Invece non solo siamo arrivati nel 2021 a non essere riusciti a raggiungere questo obiettivo, che poi non doveva essere neanche un obiettivo, insomma, vedete che da qualsiasi angolazione la prendiamo, questa problematica ci incartiamo, perché vuol dire che siamo proprio indietro. No, abbiamo avuto bisogno addirittura di una legge, così come abbiamo avuto bisogno di istituire questo reddito di libertà, che benissimo aiuta le donne vittime di violenza a poter ricominciare una vita, perché magari da sole non ce l'avrebbero potuta fare o non ce la potrebbero fare. Però le donne, che abbiamo ancora un 50% di disoccupazione in Italia femminile, che è la metà, cioè la metà delle donne italiane non lavora, le altre, il 50%, non sappiamo in che condizioni, sicuramente non al pari degli uomini, ma comunque dovrebbe esserci un intervento strutturale, non un reddito, non un bonus che sicuramente va a tamponare una situazione d'emergenza, ma poi se a un punto è a capo, con 400 euro non si vive, con 400 euro non si entra nel mondo del lavoro e soprattutto con 400 euro purtroppo non cambiamo la mentalità che ancora esiste in Italia. Qui mi taccio perché io, ripeto, su questo tema sono molto molto critica, perché credo che l'abbiamo sempre affrontato in modo sbagliato. Certo, assolutamente, e hai giustamente sottolineato l'importanza dei numeri in questo senso, perché hai detto che il 50% delle donne non ha un'occupazione, e io sono andata anche a ricavare altri dati: solamente il 18% delle donne occupa una posizione ai vertici, una posizione manageriale, e speriamo, insomma, che con questa legge che hai giustamente citato, quella del 26 ottobre sulla parità salariale, si faccia un po' di chiarezza e di trasparenza innanzitutto a partire delle aziende, perché ci saranno, insomma, dei documenti da redigere e qui non si potrà più sfuggire proprio in merito alla trasparenza, o mi sbaglio?
No, infatti, assolutamente sì, anche perché questo è collegato a un premio, diciamo così, per le realtà virtuose, nel senso che le aziende con più di 50 dipendenti dovranno compilare questo documento pubblico in cui verranno diciamo, evidenziate le caratteristiche sociali proprio dei dipendenti, dei lavoratori. Questo aiuterà sicuramente ad avere più trasparenza, così che potremo vedere, no, da chi è composto lo staff di un'azienda, eccetera, e ci si augura che questo possa sempre di più assottigliare la differenza che c'è tra mondo maschile e mondo femminile. Io però, Valentina, adesso io non so, non voglio sforare con i tempi, però mi scuso se l'hai già detto, siccome oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, attenzione anche a non fossilizzarci sulla violenza più classica, tradizionale che conosciamo, che è quella fisica, no? Appunto degli abusi, della violenza. C'è la violenza psicologica che peraltro in percentuale è molto più alta, nel senso che a volte non ci si rende conto, ma i nostri compagni fanno di tutto per umiliarci e limitarci in quelle che sono le nostre possibilità. Ma visto che il nostro canale è economico e di finanza, esiste anche e si chiama proprio così, violenza economica, di cui non si parla mai, è molto sommersa, è anche complicata da riscontrare e soprattutto a livello sociale non trova poi riscontro, nel senso che ti faccio giusto un esempio, Sì. è la classica situazione per cui, e qui ci si ricollega alla mentalità, a un retaggio culturale che in Italia purtroppo è ancora indietro negli anni, sembra di essere nel 1900 se non prima, l'uomo dice alla compagna: ma non ti preoccupare, lavoro solo io, non c'è bisogno, penso io a sostenere la famiglia, tu stai a casa, pensa alla casa e ai figli. Magari una donna pensa che sia una scelta, sì, va bene, lo faccio, e in realtà molto spesso invece sono scelte un po' condizionate da quello che l'uomo dice. Questo cosa porta poi a casi limite come quelli che sentiamo ogni giorno? La coppia scoppia, bene, la donna non ha mai lavorato, cosa fa? La coppia scoppia ancora pensando positivo, l'uomo picchia la donna non ha mai lavorato, come fa a uscire di casa? Non denuncia, resta in casa, continua a sopportare, a subire le violenze. Insomma, anche questo aspetto della violenza economica sarebbe, a mio parere, da come dire, far emergere molto più in superficie rispetto a quanto è Certo, oggi discussa. assolutamente. E immagino anche che in questo ambito si inserisca poi il tema dell'educazione finanziaria che dovrebbe essere diffusa, insomma, nelle scuole soprattutto e soprattutto anche nei confronti del genere femminile, perché come dici tu, per retaggio culturale molto spesso dell'economia, delle finanze magari si occupa più l'uomo, però è molto importante per stabilire la libertà e la indipendenza che anche le donne, insomma, in questi campi ci entrino come stiamo cercando di fare noi. Un'ultima considerazione, ecco, sulla violenza, perché c'è un caso anche dal punto di vista internazionale che è giusto affrontare perché ha riempito le pagine di tutti i media, ed è il caso di una tennista cinese, Shuai Peng, ex numero uno al mondo di doppio, che è scomparsa per un paio di settimane dopo aver denunciato una violenza sessuale subita da un pezzo grosso del governo cinese. Successivamente, nei giorni, sono apparse delle immagini, almeno un pochino più confortanti nell'intenzione, con Shuai Peng circondata dai suoi animaletti di peluche, poi anche, eccola qua, lo vediamo proprio attraverso il contributo fotografico con il suo gatto. C'è stata poi anche la conferenza con il presidente del CIO, Thomas Bach, anche se la WTA non è stata affatto convinta dalle parole della tennista, ha detto in realtà, beh, in realtà questa è stata una conferenza organizzata ad hoc, la Cina ci deve spiegare come stanno realmente i fatti, ma soprattutto quello che è importante dal punto di vista dell'economia, la WTA ha minacciato il boicottaggio, siamo pronti a non organizzare più i tornei in territorio cinese se la situazione non verrà risolta nel migliore dei modi. Ecco, il punto è questo, Manuela, per quanto riguarda appunto la violenza che viene subita dalle donne appunto in regimi come quello cinese. Secondo te tutto il tema dei diritti umani quanto potrà influenzare la Cina a livello economico, anche a livello sociale nell'inserimento insomma con gli altri paesi?
Beh, i diritti umani sono fondamentali, nel senso che non, se non ci sono e non vengono rispettati i diritti umani per tutti, come si fa a pensare a un rilancio del paese a 360 gradi a livello economico, sia all'interno ma che sia appunto in collegamento con altri paesi? Ma guarda, Valentina, io riportando anche il discorso in casa nostra, ovviamente parliamo di due situazioni assolutamente diverse, quelle della Cina dove i diritti umani purtroppo spesso sono sotto i piedi e lo sappiamo, in questo caso lo dimostra, insomma, il fatto che a volte non si possano denunciare, anzi spesso, sempre non si possano denunciare, ma guarda che succede anche da noi, nel senso che peraltro si sta valutando anche di fare una legge proprio per andare a punire di più, diciamo, quando ci sono degli abusi sui posti di lavoro ai danni delle donne, perché sappiamo molto bene, a volte basta un sorrisino in più da parte del capo nei confronti della lavoratrice donna, però la donna magari non può dire niente, deve sopportare anche questo. E dove voglio arrivare? Non sono andata assolutamente fuori tema, nel senso che quando non si possono denunciare delle situazioni e quando si sopportano delle situazioni, soprattutto in paesi come la Cina dove ci sono dei regimi, ma questo limita tantissimo, non si può pensare minimamente di avere appunto diritti e quindi parità economica, parità di riconoscimento in quello che è poi il mondo del lavoro, dello sport, insomma, qualsiasi tipo di attività una persona voglia fare. E quindi tutto viene frenato. Cioè, se noi non possiamo denunciare, come possiamo pensare di andare avanti? Insomma, quindi sicuramente queste sono argomentazioni da portare avanti parallelamente. Non sono così ottimista che si possa fare in un tempo breve e mi auguro che prima o poi. Insomma, siamo nel 2021, io speravo che queste situazioni potessero essere già archiviate, quindi ci vuole veramente il contributo di tutti, ma insomma, c'è ancora molto da fare. Sì, assolutamente, giustamente hai detto il contributo di tutti perché è una questione che riguarda le aziende, quindi i privati, ma anche il governo, le istituzioni e solo attraverso la collaborazione di tutti questi organi potremo finalmente riuscire a intravedere l'obiettivo, cioè appunto quello non solo della parità salariale, ma soprattutto dell'indipendenza economica delle donne. Manuela, io ti ringrazio naturalmente per essere intervenuta in diretta qui con noi in questa mattinata e naturalmente ci vediamo molto presto sulle fonti Grazie, TV. però lanciamo un appello, Sì. Valentina, proprio in 2 secondi, cioè secondo me non ci nascondiamo dietro alla retorica quando parliamo di questi argomenti, nel senso che tutti a parole siamo bravi, no? E dire ma certo che siamo tutti uguali, siamo tutti pari, le donne sono sempre più brave degli uomini, questa è una frase che quante volte ci sentiamo dire, le donne superano gli uomini, la maggior parte delle volte sono frasi fatte, quindi o da una parte ammettiamo che non siamo ancora pronti ad accettare questo, che poi, ripeto, non dovrebbe essere un'accettazione, ma un qualcosa di spontaneo, o altrimenti pensiamolo veramente, impegniamoci veramente, perché credo che l'incartamento, non so se è il termine più corretto, sia dovuto proprio a questo, che sai quanti messaggi ricevo io, tanti no, però in cui mi dicono, beh, ma cosa vuoi saperne tu di finanza? Perché mi scrivono così? Perché sono una donna. Magari non ne so più di altri, però sicuramente non è perché sono donna che non ne so, magari devo studiare di più semplicemente, no? Lanciamo questa provocazione. Quindi smettiamola di inseguire il politicamente corretto e crediamo veramente nelle cose. Certo, crediamo nelle cose e crediamo soprattutto nei dati perché i dati ci dicono, come giustamente hai sottolineato, che no, non siamo ancora pronti e quindi giustamente accogliamo e diffondiamo il tuo appello. Grazie ancora, Manuela, a presto sulle fonti TV. Grazie, grazie, restate sulle fonti TV, mi raccomando, vi seguo anche a distanza. Lo sappiamo, lo sappiamo.